Sottarelli, che parla da Cassino, dall'altra tre di lavoro. E questa sera, come il nostro solito di venerdì, saremo in compagnia con la nostra storia, con il nostro regno, con la nostra amata terra. E parleremo, oddio, di un personaggio. Poi il nostro ospite, credo che mi darà ragione, di cui se ne parla poco. Se ne parla poco, completamente ignorato dalla vulgata dominante, volutamente e in un silenzio assordante, ma che forse, secondo il mio modestissimo parere, è stato uno dei più grossi personaggi che siano stati nella penisola italica e non solo, forse anche europea, quindi mediterranea, perché ha lasciato dei segni incredibilmente profondi sul terreno e ancora oggi illustri studiosi non italiani, ma europei sì, lo portano ad esempio per quello che ha fatto e per come ha gestito un regno, una nazione, una patria, e molte delle sue cose che ha portato nell'amministrazione, nel governo del Regno di Napoli, Regno delle Due Sicilie, sono oggi imitate. Ma come nostro solito, ci facciamo anticipare da un brevissimo video. 10 febbraio 1848. Ferdinando II di Borbone firma a Napoli la Costituzione. Nello stesso mese, il sovrano giura solennemente fedeltà alla carta appena concessa nella chiesa di San Francesco di Paola. Con lui giurano i principi reali, i ministri, i generali e i giudici. Il documento stabilisce che il potere legislativo appartenga al re affiancato da due camere, una di pari eletti dal sovrano, l'altra di deputati scelti dagli elettori. Solo la persona del sovrano resta sacra e inviolabile. I ministri del regno debbono rispondere davanti agli elettori del loro operato. La chiesa di San Francesco di Paola, in piazza del Plebiscito a Napoli, la storia della città e del paese, ha fatto tappa anche qui, perché qui, il 24 febbraio 1848, il re delle Due Sicilie, Ferdinando II, giurò sulla Costituzione che aveva appena concesso, dopo la rivoluzione di Palermo e le proteste scoppiate anche all'ombra del Vesuvio. E fu festa per le strade. Passare un brevissimo video sulla Costituzione, sulla Costituzione italiana, quella. Cioè una Costituzione che è stata promulgata in Italia un mese prima di quella che fece Carlo Alberto. Stiamo parlando di Ferdinando II di Borbone, che praticamente ha divulgato questa Costituzione prima del Regno di Sardegna, e dopo i fatti del 48, i moti del 48, non l'ha mai cancellata, ma sospesa, anche perché Borbone fin dall'inizio della loro dinastia hanno sempre pensato e creduto che bisognasse arrivare alla monarchia costituzionale. Poi, perché non ci si è arrivati, al limite ne parliamo un attimo con il nostro illustre ospite, che conosce perfettamente questo personaggio, che è Ferdinando II di Borbone, e parlo di Francesco Maurizio di Gione. Ciao Francesco, come stai? Bene, grazie, grazie. Buonasera a te e a tutti i telespettatori che La hanno la mia bontà di. premessa era giusta? La mia premessa era giusta? È stato un grande Ferdinando dal punto di vista Assolutamente, militare, politica, assolutamente. amministrativo, politico. Cioè, è ovvio che chi governa 30 anni in un periodo del genere così Sì, difficile. particolare, di tumulto Guarda, difficile, che gli di errori si fanno, solito per carità. sì. Si dice che il padre della patria è il fondatore di una dinastia. Per Ferdinando II bisogna fare un'eccezione. Lui fu veramente il padre dei suoi popoli, benché non fosse stato il primo re dei Borbone a regnare sul regno delle Due Sicilie. Il primo re fu Carlo, che nel 59 andò in Spagna a succedere a suo fratello morto senza figli, e lasciò il terzogenito a Napoli, Ferdinando IV. Ferdinando II fu nipote, figlio di Francesco I, figlio di Ferdinando IV, però lui, per le sofferenze che dovette attraversare, lui nato nel 1810, con la famiglia si dovette recare nuovamente nell'esilio siciliano e lì crebbe. Poi ci fu il congresso di Vienna, altra sofferenza, poi la rivoluzione del 1821. E lui è cresciuto con queste problematiche,
che ne fecero un uomo di grande pazienza, di grande sofferenza, e quando riuscì a regnare, ecco, forse l'errore che lui fece, ma questo detto col senno di poi, è di appoggiarsi ai chiamiamoli conservatori, ma non erano altro che dei romantici, dei liberali camuffati, che quando lui si accorse, lì che nacquero tutte le contraddizioni del suo regno. Ma ad ogni modo fu un re combattuto e un re che amò veramente il suo popolo. Non ebbe mai uno spirito di vendetta nei confronti di chi gli aveva fatto del male. Fu veramente un sovrano che purtroppo ebbe la disgrazia di morire a 49 anni. Se avesse vissuto ancora 10 anni non avremmo avuto l'unità d'Italia e suo figlio sarebbe cresciuto abbastanza, sarebbe maturato abbastanza per traghettare il regno verso il nuovo secolo. Francesco, ti posso interrompere? Sì. Pensando quello che tu hai detto, che si fidò, diciamo, dei liberali camuffati, quindi degli agnelli vestiti, dei lupi vestiti sì, dell'agnello. Sì, sì. Però c'è da dire questo, che comunque era difficile in quel periodo in cui c'era questa borghesia nascente di ispirazione anglicana e francese, poterli ignorare. Quindi la politica era quella del cercare il compromesso, di poterli pensare, di poterli comunque gestire in qualche modo, perché non potevi comunque tenerli al di fuori della vita politica di un mondo che stava cambiando, anche perché loro comunque avevano il denaro, i soldi, diciamo che oggi che veniva chiamato il notabilato. Tu che pensi di questo? Sì, sì, ma indubbiamente la realtà è questa. Gli errori che il regno fece dal 1830 al 1840 furono proprio questi: mettersi nelle mani di una classe politica nascente che portò veramente a trascurare gli interessi del popolo basso, che era quello che per tradizione era molto fedele alla dinastia borbonica. Pensiamo a tutti i monti frumentari che finirono nelle mani della classe agiata, dei feudatari fondiari, che non erano altro che dei borghesi arricchiti, dei paglietti, degli avvocati. Queste cose pesarono profondamente sulla storia del regno, e tant'è che quando il regno finisce nel 1860-61 finisce nel modo più assurdo, cioè non ci fu, al di là del brigantaggio, cioè di una legittima difesa di ribellione, però la stragrande maggioranza della popolazione subì passivamente gli avvenimenti che erano successi e che stavano accadendo. Questa è la nostra, purtroppo, amara e triste storia del Mezzogiorno, della nostra terra. Sai, Francesco, che ti posso dire? Hai toccato un arco, poi parliamo, perché questa è la nostra trasmissione, si chiama Incontro con l'autore, quindi parleremo della tua ultima fatica, che credo che sia importante. Però ti volevo dire una cosa: tu hai detto una cosa prima, hai accennato una cosa che tutti trascurano, la questione dei monti frumentari. Sì. Secondo il mio modesto parere, siccome qui la vulgata dominante ha cercato di relativizzare tutto, e anche quelli, diciamo, dalla parte nostra, diciamo questo termine per semplificare, parlano sempre di quello che diceva Massari, quello che diceva Monet, quello che diceva Morfese, la questione della terra, la questione atavica, sociale. Secondo me quello che veramente ha scatenato la ribellione è stata la cancellazione dei monti frumentari. I monti frumentari garantivano, era una specie di limbs dell'epoca, garantivano uno stato sociale, che era la questione delle sementi, per parlarci chiaramente, dove praticamente c'erano le limitazioni delle speculazioni che questi notabili, i vecchi, la nuova borghesia latifondista poteva esercitare, e quindi quei mondi frumentari c'era comunque uno sviluppo sociale, una distribuzione sociale della ricchezza, anche se non come noi la immaginiamo. La cancellazione di quei mondi frumentari, secondo me, è stata la causa scatenante che ha fatto emergere 10 anni di lotta sanguinosa. Tu che pensi? Sì, perché legati ai monti frumentari, che non erano altro che dei calmieri dell'economia agricola, c'era anche un'altra, c'erano altre leggi
che dovevano essere intoccabili, ad esempio le leggi degli usi civici, gli usi civici legati alla sopravvivenza delle popolazioni meno abbienti del regno, cioè il diritto di spigolatura, il diritto di legnatico, erano dei diritti inalienabili del cittadino che servivano proprio a permettere che nel regno, se è vero che molti avevano poco, nessuno aveva troppo poco per morire di fame. Questa è la... E infatti le cause, diciamo, immediate del primo brigantaggio sono legate proprio alla violenza che gli agrari, i borghesi, fecero all'indomani dell'Unità d'Italia alla povera gente, ai contadini. Fu abolito di fatto il diritto di spigolatura, furono messi i confini nelle proprietà e di lì nasce la rivolta. Ad esempio c'è in provincia di Taranto, a Castellaneta, un giovane capraro, che appunto era soprannominato Capraridd, che governava le sue pecore, e questo assiste a una scena che per lui è di una violenza incredibile. Cioè, un giorno erano rimasti, era stato tagliato il grano, e le donne del paese, come era tradizione, andavano a raccogliere i chicchi di grano che erano rimasti nel terreno e li mettevano nel cosiddetto, come si diceva allora, nel senale. Il fattore a cavallo arriva e caccia queste donne. Allora queste donne perculate, sì, vado via, una di queste, vado via, e non andava mai via, continuava a raccogliere grano. Il fattore scende da cavallo, gli sferra un calcio nella pancia e questa povera donna muore. Questo capraro, un ragazzino, rimane scioccato da questa visione. La notte va in casa, va nella masseria, va in casa di questo fattore e lo ammazza, e si dà il brigantaggio. Nasce così, come rivolta sociale, rivolta in difesa dei poveri, in difesa degli umili, in difesa dei derelitti. È la rivolta degli ultimi contro le nuove leggi che furono imposte con la prepotenza della sola forza, non del diritto. Questa è la realtà nella quale finì il regno. Se possiamo dire, diciamo che la memoria di Ferdinando II, di Francesco II, fu vendicata da questa povera gente che si diede proprio alla violenza più estrema, perché non accettava il trasbordo politico ed economico che era avvenuto. Francesco, prima di parlare del tuo lavoro, voglio solo accennare, ecco, la lungimiranza e la visione che aveva verso il futuro e soprattutto l'analisi dei tempi in cui viveva Ferdinando II di Borbone, re di Napoli, che già ancora giovanissimo, lui, ecco qui lo vediamo con sua moglie, la regina, capì che bisognava fare comunque l'Italia, e fu il primo, e non Cattaneo, Gioberti, come dicono sempre, ma fu il primo a capire che l'Italia poteva diventare una nazione federata per vari stati, col simbolo così più che altro simbolico, ma più che altro come padre potativo, che con il Papa, quindi sullo stile della perfida Albione, la Gran Bretagna. Fece tutto saltare Carlo Alberto. Questi meriti addirittura li ha evidenziati in un articolo che abbiamo pubblicato di recente, Angela Pellicciari, che ci ha dedicato una parte dei suoi studi, che sappiamo che non è una fervente borbonica, anzi, lei è soltanto una cattolica apostolica romana, dove evidenziava questa grandissima visione di Ferdinando II, che fu il primo che bisognava fare un'Italia federata. Sì, sì, ma l'idea, il progetto federale rimase anche come patrimonio intellettuale di quei pochi scrittori che legarono la loro opera storiografica al ricordo della monarchia napoletana. Il progetto federale non si poteva realizzare perché andava contro gli interessi dell'Inghilterra e della Francia, e mi riferisco alla apertura del canale di Suez che era già nei progetti, e quindi un'Italia federale avrebbe fatto gli interessi degli stati italiani e non certo gli interessi della Francia. Cioè, con un'Italia federale il liberalismo non si sarebbe sviluppato, questo è il concetto. No, il problema è anche un altro, e chiudo su questo discorso, è che praticamente
le forze anglicane, della chiesa anglicana e massoniche non avrebbero potuto accettare una trasformazione della bandiera italiana in uno stato federato e quindi la trasposizione della bandiera italiana in campo politico e quindi amministrativo con una nazione fortemente cattolica. Esatto. Allora, adesso presentiamo la tua ultima fatica, che è questa qua. Sì. Diario dell'ultimo viaggio di Ferdinando II, re del regno delle due Sicilie nelle Puglie. E questa è una chicca, Maurizio, come... Eccolo qui, lo faccio anche vedere perché l'ho letto. Molto bello, di una forza emotiva incredibile. Veramente sì. Bello. E, Francesco, come ti è venuto in mente di fare... Ma io... Vabbè, io sono pugliese, quindi l'ultimo... La Puglia e la storia di Ferdinando II è legata al suo ultimo viaggio, che fu praticamente un commiato dai suoi popoli. E già il De Cesare aveva descritto in lungo e in largo questo viaggio. Poi vi era stata una cronaca di un Mauro Musci, di un giornalista che al seguito del re seguì questo. Poi mi sono attaccato a tutte delle piccole memorie, paese per paese, città per città, che hanno cercato di ricordare questo diario. E poi mi sono accorto che improvvisamente c'è stato il silenzio più totale. Cercai di andare all'archivio di Stato di Lecce, non trovai nessun documento, li avevano bruciati, li avevano spostati, non me li volevano dare. Non so, fatto sta che ho avuto l'impressione che la memoria di quel viaggio la si voleva cancellare. E allora, con grande delicatezza, mi è venuta poi in mente l'idea di farla a forma di diario, perché il re, che in un primo momento si doveva recare a Manfredonia per aspettare, doveva arrivare via nave da Trieste la sposa del figlio, il duca di Calabria, come era avvenuto per suo padre, per il padre di Ferdinando II, anche lui duca di Calabria, quando la prima sposa, un Asburgo, alla fine del Settecento giunge da Trieste a Manfredonia e si celebra lì il matrimonio in grande stile. Si doveva ripetere questo avvenimento. Per una serie di circostanze, anche il re che si ammala, si decide di proseguire verso Bari. Nel frattempo, siccome la principessa non arrivava ancora, il re prolunga il viaggio verso Lecce, quindi fece tutte e tre le Puglie. E là dove girò, prima di tutto, con i ministri che lo seguivano, prima di tutto risolveva problemi di natura amministrativa nell'interesse di queste città, di queste province, di questi paesi. Poi si tornò verso Bari per aspettare la principessa, la Maria Sofia Wittelsbach, quando le sue condizioni di salute cominciarono a precipitare. Comunque anche a Bari fu commovente l'incontro tra questo re malatissimo e questa giovane donna che rappresentava il futuro della dinastia. È una storia veramente commovente, anche il rientro a Napoli con la nave e soprattutto scortato dai suoi fedeli luciani, i marinai che erano imbarcati sulla nave reale, che provenivano dal quartiere di Santa Lucia, un quartiere marinaro e proverbialmente legato alla dinastia borbonica per una fede che risaliva ai tempi della grande insurrezione del cardinale Ruffo, cioè fino ai fatti del 1799. Ecco, questo è Francesco. Sì. No, volevo solo, sai che andiamo a braccio, una chiacchierata, però sì, certo. Nel diario che qui tu giorno per giorno, è incredibile questo diario, veramente hai fatto un lavoro certosino, con una pazienza incredibile, sì, sì. Hai legato giorno per giorno, hai fatto una specie di collage sulle tre fonti. È stata una ricerca scrupolosa. Ci hai messo molti anni. Eh sì, perché poi mi stancavo, abbandonavo, poi riprendevo. È stata una storia discontinua, però alla fine ce l'ho fatta, giorno per giorno. Ma meno male che ce l'ho fatta. Sì, all'editore ho detto, guarda, non escludo che vengano fuori altri documenti e faremo una seconda edizione che sicuramente sarà il doppio di questo libro. Senti, però, quindi come dice nel diario,
il suo medico Ramaglia le aveva sconsigliato di partire, che già era, sì, era di salute cagionevole. Assolutamente, assolutamente. Ma lui aveva in là, chissà cos'era, un tumore. Io non credo all'avvelenamento, alla teoria dell'avvelenamento. Si disse che anche la spada di Agesilao, la daga di Agesilao del Milano avesse del veleno, no? E il re si trascurò, non si curò come doveva sin dall'inizio, e la malattia peggiorò e lo portò alla morte. Lo stesso medico, il dottor Capone, medico militare, lo disse al re: il re doveva essere operato immediatamente, anche a Bari, forse a Foggia stessa, ma la corte, la regina non voleva, cioè si temeva, e subentrarono interessi estranei alla salute del re, e il re morì. Comunque c'è un fatto che è qualcosa di provvidenziale, perché la provvidenza volle che il re visitasse queste tre province, e poi una cosa incredibile che non ci si ferma mai abbastanza a riflettere, che per rientrare a Napoli fu imbarcato sulla nave reale, e la nave reale fece il periplo del regno, cioè partì da Bari, scese giù verso la terra d'Otranto, scese giù dello Ionio verso la Calabria e risalì dal Tirreno per arrivare a Portici. Ecco, il re salutò qualche mese prima di morire tutto il suo regno via mare. È un qualcosa di cui non ci si è mai soffermati a riflettere abbastanza, e questo ha permesso a Ferdinando II di superare il secolo e mezzo dalla sua morte e di essere ancora ricordato con grande dignità, con grande amore e con grande affetto. Non è poco per un personaggio storico. Francesco, scusa, tu mi dici che è ancora ricordato, quindi sono sensazioni, sì, che tu percepisci andando in giro per il regno. Assolutamente, assolutamente. Guarda, intanto a Pietrarsa c'è una statua in ghisa, alta 3 metri, che raffigura Ferdinando II. Caduto il regno, questa statua venne nascosta dagli operai di Pietrarsa e venne fuori alla fine dell'Ottocento e fu messa su piedistallo dove ora è ancora. Nessuno mai ha pensato di abbatterla, di buttarla giù. C'è stata sempre una forma reverenziale su questa statua, questa figura del re. Quindi non si poteva... Io ho la ferma convinzione che Ferdinando II è rimasto nella memoria del suo popolo. Forse in una forma ristretta di persone, non molti, però non è morta la sua memoria, non è morto il suo ricordo. È da Ferdinando II che bisogna ripartire. E Ferdinando II deve essere Certo, bisogna ripartire da lì anche per un altro motivo. Noi sappiamo che, ecco, che la classe dirigente attuale, la Giacobina Italia, soprattutto a Napoli, ci sono tracce di Carlo III, Carlo VII di Napoli, poi III di Spagna, ci sono tracce comunque a Caserta di Ferdinando IV, ci sono anche tracce, ma di Ferdinando II non hanno lasciato traccia, se non una via che ho visto a Minturno, vicino al ponte di Real Ferdinando, però a Napoli, per esempio, non c'è un pelo che possa ricordare Ferdinando II, e questo mi fa capire che è un personaggio che è molto scomodo, nonostante siano a 160 anni di distanza dalla sua morte. Sì, assolutamente, assolutamente. Ma guarda, purtroppo Napoli vive ancora sotto una occupazione intellettuale di stampo giacobino, e con i giacobini purtroppo la storia ha dimostrato che non si può ragionare, non si può trovare un incontro, no, c'è un dogmatismo che deriva proprio dal fumo che i loro intelletti emanano, proprio perché ammantati di un ideologismo che non può portare niente di sano e di positivo, niente, assolutamente niente. E allora dobbiamo avere pazienza e aspettare, perché a questo mondo c'è una sola certezza, che il tempo mette a posto tutto. L'iniquità non è eterna. Sai, quando tu dai tanta importanza, diciamo tra virgolette, a un nemico, vuol dire che
quindi facendo finta di ignorarlo oppure di soccomberlo anche nelle sue manifestazioni più stupide, più leggere, vuol dire che il tuo potere poggia su delle gambe molto fragili. Certamente. Quindi hai paura di un fantasma dicendo 60 anni fa. Certo, altrimenti avrebbero accettato il dialogo, avrebbero cominciato a ragionare su quest'uomo, e invece no, non si vuole assolutamente affrontare. Ecco, c'è proprio il luogo comune borbonico, è diventato sinonimo della quintessenza della nefandezza, è proprio, rappresenta il quarto crocifisso in croce, borbonico, mentalità borbonica, cioè tutto è negativo, ma non è vero, non è assolutamente Francesco, vero. Francesco, questa è una volta, eh? Adesso non sì, è più così. No, non è più così. Io vado in giro e quelli che stanno peggio, che poi lo fanno con affetto, ti sorridono, ma adesso sì, nessuno più si permette di dire borbonico come... Sono rimasti solo loro chiusi... Diciamo che ci avevano messo dentro una riserva indiana, adesso sono loro che sono rimasti dentro una riserva. Certo. E prima o poi dovranno fare i conti con questo uomo, questo personaggio che ne ha fatte tante, di una grandezza enorme, guarda, esatto, dico, una cosa eccezionale. Ma a che cosa puoi rispondere a chi lo accusava di sovrano paternalista? Ma più che paternalista, anche qui entriamo nel linguaggio contemporaneo che deve negativizzare, deve demolire tutto. Ferdinando II, l'ho detto, era il padre dei suoi popoli e ragionava come un padre. Ad esempio, l'emigrazione nasce all'indomani della morte di Ferdinando II e all'indomani dell'uscita dal regno di Francesco II. Ferdinando II diceva sempre: nessun padre di famiglia deve andare fuori dal regno per sfamare la sua famiglia. Vogliamo vedere degli esempi? Pietrarsa, Mongiana, a 1000 metri d'altezza in Calabria, c'erano delle fonderie dove lavoravano mille operai, e lì c'erano le loro famiglie, non erano altrove, le loro famiglie erano a Mongiana. Bene, cosa succede? Che nel 1861 inizia la distruzione di Mongiana. Mille uomini sono destinati a emigrare, tant'è che in quella zona, dove nasce subito un treno veloce Reggio Calabria, Genova, Milano, nasce una canzone di protesta a Spartenza, che dice il refrain iniziale dice: e mannaia l'ingegnere che inventau la ferrovia, che il treno scellerato che si portai via l'amante mio. Ecco, nasce la protesta. Questa è la dimostrazione, il paternalismo. Era padre dei suoi popoli, Ferdinando II. Pietrarsa. A Pietrarsa è un capolavoro veramente dell'ingegneria politica del Regno delle Due Sicilie, della mentalità lungimirante di Ferdinando II. Tant'è che quando nel 1850 l'imperatore di Russia visita Napoli e visita Pietrarsa, chiede a Ferdinando II i piani, che ne vuole costruire una anche in Russia. E questa fabbrica costruita in Russia, negli anni del sovietismo del Novecento, si chiamava Togliattigrad, una grande città dove si costruiva di tutto della meccanica, copiata da Pietrarsa. E qual era il capolavoro di Pietrarsa? Fino al 1840 le navi, che erano a vapore, a propulsione a vapore, e poi la propulsione a vapore dalle navi sarebbe passata su treni, avevano i macchinisti che erano esclusivamente inglesi. Perché? Perché era stato imposto dall'Inghilterra, non in base a un trattato internazionale, ma in base alla prepotenza. Ferdinando II costruisce le prime scuole per macchinisti di navi a vapore e poi di ferrovieri a Pietrarsa. Ecco, lì comincia la demonizzazione di quest'uomo che aveva osato ribellarsi alla vulgata inglese. La scuola stava pure a quello che oggi è l'albergo dei poveri, lì pure sono formati grandissimi artigiani, operai della meccanica, guarda, che andavano nelle sederie, negli opifici dell'Alta Terra di Lavoro, di Piemonte Malese, nella EG, nel Salernitano, insomma c'era una visione verso il futuro incredibile. Poi è ovvio che soprattutto in uno patria dove c'è l'industria nascente, gli errori si fanno, perché non si fanno, è normale, guai se non fosse,
però l'obiettivo è andare avanti, guardare al futuro, certo, e sedere nei tavoli dei grandi. Calcola che noi qualche settimana fa abbiamo ospitato Claudio Romano, che ha fatto quel libro che sta spopolando 1860, sì, sì, due punti, Unità d'Italia, con cui abbiamo fatto due trasmissioni e questa volta abbiamo fatto la terza, dove praticamente i dissesti creati dal padre, Francesco I, Ferdinando in 6 anni ha risanato un regno, le casse del regno che stavano alla canna del gas, è stato capace, quindi la sua capacità di prima, come un padre di famiglia a questo punto, prima risano tutto e poi pensiamo al futuro. Certo, 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 sì, 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 è così. Sì. Sai, ritornando al diario, no? Qual è la parte? Qui ho giorno per giorno, cioè praticamente lui è veramente si è fermato ovunque. Ovunque. Quanti giorni è durato il viaggio verso Brindisi? È cominciato da Bari, a Brindisi ci va al ritorno da Lecce, si ferma un paio di giorni, ma dovunque andava cercava di intervenire nell'economia della città, del posto. E poi c'è un altro aspetto, se tu scorri il libro ci sono delle note più lunghe, riguardano delle storie, sì, sì, incredibili accadute, una a Lecce e l'altra in provincia di Bari, dove il re, che era molto religioso, aveva promesso di fare dei restauri che non riuscì a fare perché la morte lo colse. Ebbene, suo figlio Francesco II, perché evidentemente in questa famiglia si onorava la parola data dal padre, negli anni 80 dall'esilio fa realizzare da degli orafi napoletani queste opere da portare nella cattedrale di Lecce e nella chiesa, in un santuario in provincia di Bari. Ecco, questa è grandezza, ma tutto nel più totale silenzio della notorietà, tutto proprio per onorare la memoria di Ferdinando II. Non è poco, se si riflette su questi aspetti viene fuori un uomo, un re che ha amato la sua terra, che sarebbe stato, se la morte non l'avesse, ripeto, colto a 49 anni, sarebbe stato un grande re e avrebbe impedito la nascita del proletariato meridionale, che nasce proprio in conseguenza della distruzione della patria. Questa è la realtà. Sai, Nicola Zidara diceva che doveva campare altri 10 anni, perché a seguito della guerra di Sedan, che vide sì, pesantemente sconfitta la Francia napoleonica, che era già banchiere e capitalista, sarebbe emerso il suo modello di sviluppo basato sulle teorie trasformate in operatività da Ludovico Bianchini. Quindi sarebbe fallito il sistema bancario speculativo che oggi conosciamo, e sarebbe prevalso il sistema bancario sociale, che era basato sui mondi frumentari, era basato sui mondi di pietà, dove le banche non si servivano dell'economia, ma erano a servizio dell'economia. Purtroppo la storia è andata così, il nostro signore ha voluto così, pazienza, non possiamo farci niente. La cosa triste è che con la morte del re, subito dopo la morte del re, muore anche la nazione napoletana, muore anche il sud, perché diventa terra di conquista, terra di emigrazione, noi diventiamo i negri al servizio del nord Italia della fine dell'Ottocento. Questa è la morale, molto molto triste e molto dolorosa, per non passare oltre oceano. Bravo, sì, perché calcola che un bellissimo libro di Roberto Cinanni nel 67, pensa quando adesso non c'è più. Io ho trovato una copia per puro caso, perché non si trovava più niente alla biblioteca di Bari, e praticamente Paolo Cinanni terminò questo libro nel 67, quando nacqui io, penso tu, sì. Fino al 67 lui scientificamente dimostra che gli emigrati napolitani sono stati quindi fino a quel periodo, diciamo quasi con poco più di 100 anni, di 27 milioni, sì sì, un'enormità. Sì, questa è un'altra pagina molto dolorosa, perché c'è uno stretto legame fra l'Unità d'Italia e la nascita dell'emigrazione, soprattutto quella oltreoceano, di cui la Nuova Italia aveva bisogno, perché aveva bisogno di valuta pregiata,
che gli emigranti mandavano a casa, cioè dollari. Questa è la realtà. E si va avanti fino alla prima guerra mondiale a incoraggiare questa emigrazione per ricevere dollari, moneta forte. Queste sono. Sì, non dimentichiamo che con le rimesse dei nostri emigranti hanno sviluppato l'industria del nord. Basta pensare che la Fiat certo. progetti di fallimenti danni grazie alle rimesse, che poi le rimesse ai nostri gestite attraverso la Cassa Depositi e Prestiti con sede a Torino, praticamente le rimesse ai nostri emigranti, invece di sviluppare la nuova terra, servivano per sviluppare l'inizio di industrializzazione nord Italia. Dimmi, continua. No, dicevo, tutta la storia del sud, dalla morte di Ferdinando II, è una storia di saccheggi verso il nord. La stessa Pietrarsa fu smantellata, rimase solo come azienda di rimessaggio delle locomotive, ma di produzione di qualcosa di creativo che doveva venire fuori, come era nei progetti, niente. Le macchine furono prese e portate a Genova, dove nasce l'Ansaldo, con i nostri macchinari. Cioè il problema, il segreto era proprio questo: il nord doveva diventare sempre più forte, il triangolo Torino, Genova, Milano. Con i macchinari della nostra alta terra di lavoro tra Soto, Ducato, il demanio Reggio di Sora, fecero l'industria di Biella, quindi di che parliamo? Guarda, lì c'era un'altra storia molto dolosa. Nella valle dell'Iri, dove si producevano le lane, dalla valle dell'Iri, da quei lanifici, venivano fuori delle lane per fare i cappotti dei militari del Regno delle Due Sicilie. 1861 si smette per volontà del governo di Torino e i cappotti dell'esercito italiano vengono realizzati dove? In Inghilterra. Cioè c'è stata proprio una cattiveria, perché bisognava affamare, bisognava impoverire questo popolo, altrimenti avrebbe schiacciato il nord. Cioè si creò tristemente la competizione sud contro nord, nord contro sud. Dov'è l'unità d'Italia? Dov'è la retorica dei Fratelli d'Italia, l'Italia se destra? Ma dove? Questa è la realtà. Ma sai Francesco, il discorso è anche questo. Spesso hanno accusato del Regno di Sicilia di essere protezionista e con i dazi doganali. Come giustamente ci ricorda sempre Zitara, qualsiasi nazione, qualsiasi patria, qualsiasi stato, all'alba della sua industria, per poterla sviluppare e farla crescere, è ovvio che ci sono delle forme protezionistiche. Però, nonostante fosse protezionistiche, tra gli stati italiani era quella che più interscambiava con i paesi stranieri. Ma come fate a capire? Perché lui aveva capito che non aveva a disposizione le materie prime che avevano a disposizione i paesi del nord Europa. Doveva creare dei prodotti dal contenuto tecnologico molto alto per poter essere competitivo sul mercato, e lo fece. Ma guarda, anche su questo concetto di protezionismo bisogna ragionare sulle cose, perché posso portare un esempio molto molto pratico. Quando le due Germanie, la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest, si sono riunite, cosa ha fatto il governo della Germania riunita? Ha ritirato tutte le aziende che aveva all'estero e ha concentrato tutto in una parte della Germania per tirarla su. Non è protezionismo quello? Era un protezionismo necessario, indispensabile, e ci sono riusciti. Quindi criticare il protezionismo di Ferdinando II, quando il Sud aveva la necessità di diventare una grande potenza, è un discorso antistorico, oppure è un discorso in malafede. Per non parlare di sé, ci sono tanti esempi che si possono fare. Ma sai, Francesco... Sì. Scusami, ma perché le altre nazioni che fanno? L'America, le altre nazioni che fanno? L'America, quando c'ha problemi, piglia e mette i dazi doganali e li alza. La stessa cosa l'Inghilterra. L'Italia è l'unica nazione... La Francia, quando vede che qualcuno vuole attaccare le sue...
industrie pesanti che fanno il tessuto sociale industriale del loro paese e immediatamente mettono il cordone sanitario per non fartelo fare. Quindi la questione dei dazi doganali e del protezionismo è sempre stata una cosa comune a tutti i paesi quando se ne ha bisogno, quindi è tutta retorica quello che succede. Certo, certamente, certamente, è proprio così. È proprio così. Ma basta pensare, nel 1860, alla fine del regno delle Due Sicilie, Napoli aveva 100 compagnie di assicurazioni marittime, private, cioè della concorrenza. Vengono tutte distrutte dopo l'Unità d'Italia. E anche questo fa riflettere. Quando Ferdinando II fa il viaggio nelle Tre Puglie a Bari, cosa fa? Inaugura una grossa banca, una cassa di risparmio, perché doveva sviluppare anche su Bari quello che si doveva fare in tutto il regno, chi prima, chi dopo, ma si stava portando tutte le regioni, tutte le province del regno verso livelli di alta occupazione, di alta soddisfazione. Guarda, leggendo il libro di Alessandro Fumia, che come è consigliato, ma lui per esempio aveva avuto una capacità di dover sviluppare i lavori mercantili nella Sicilia, la parte della Messina, nel libro Messina Capitale Dimenticata viene fuori uno specchio di Ferdinando del Borbone sulla politica economica e mercantile del regno, è spaventoso, aveva concentrato proprio su Messina, sulla parte orientale della Sicilia, una buona parte degli interessi commerciali, e dopo Napoli era quella che più sviluppava, e addirittura lì c'è stato un boom di, come dici, come hai detto tu poc'anzi, di compagnie assicurative, ma c'è stato una colonizzazione in senso corretto, cioè venivano a lavorare da quelle parti tutte le migliori compagnie e aziende d'Europa, e addirittura a un certo punto avevano fatto una compagnia delle Indie napoletana, e questo non andava giù agli inglesi. E è inutile poterlo... Senti, ma secondo te, sulla questione del 48, che cos'è che ha sbagliato Ferdinando? No, Ferdinando... Questa è l'opinione che chiede. Ti rispondo subito. Ferdinando II sul 48 non ha sbagliato niente, forse è stato debole. Debole nel concedere la Costituzione e nel fidarsi dei parlamentari. I parlamentari, soprattutto quelli arrivati dalla Calabria, arrivarono portandosi dietro degli scherani armati e volevano fare la rivoluzione. Ora, il ricordo della fine che aveva fatto la famiglia reale di Francia era ancora vivo. Allora Ferdinando II che cosa fa? Stabilisce dall'ordine, cioè vuole ripristinare l'ordine, e chiede ai parlamentari che si erano autoconvocati, cioè era una forma di rivoluzione che si doveva realizzarsi con la fuga del re nei piani dei rivoluzionari, dà ordine all'esercito di intervenire. L'esercito, che soprattutto che era a distanza a Napoli, era un esercito formato dagli svizzeri, dalle compagnie reggimentali degli svizzeri, che non erano mercenari, era un'abitudine a quell'epoca, c'erano degli eserciti, dei soldati che si specializzavano nell'uso delle armi e lavoravano per altri stati. L'esercito, le compagnie dell'esercito svizzero reprimono velocemente questi atti di ribellione. Ma Ferdinando II, che la Costituzione non la abrogò, ma la tenne ferma, tant'è che suo figlio poi la ripristina, cosa fece? Perseguitò quelli che si erano veramente ribellati in modo violento, ma dopo li perdono tutti e nessuno perse il proprio posto di lavoro. Cioè, questo non si dice mai, ma si può elencare. Sì. Sì, dici. Dimmi. Cioè, tutta una serie di personaggi. Si può fare un elenco lunghissimo di tutta una serie di personaggi che non morirono di fame, non conobbero l'esilio, non conobbero la prigione, non... Settembrini era in prigione, ma era una prigione dorata, aveva il cameriere, chi gli portava il pranzo, cioè furono perseguiti dalla legge i più violenti, quelli che volevano proprio l'abbattimento e la morte della dinastia. Anzi, a un certo punto, proprio per festeggiare il matrimonio del figlio
Maria Sofia, fa un indulto e manda all'estero, manda verso l'America quelli che erano stati condannati alla pena di morte, tra cui c'era appunto il citato Luigi Settembrini e vari altri personaggi che poi ebbero una certa notorietà all'indomani dell'Unità d'Italia. E gli inglesi poi evitarono che questi arrivassero fino in America, li fecero fermare in Inghilterra e poi li fecero tornare nel Regno. E quindi la ferocia di quest'uomo dov'è? Anzi, è deplorevole che lui non esercitò la violenza necessaria che forse lo Stato necessitava, di cui aveva bisogno per portare la tranquillità tra le popolazioni. Francesco, lui non disciolse, lui fece fare nuove elezioni, noi sappiamo benissimo quello che fece, riaprì il Parlamento e dopo un anno che si accorse che i parlamentari pensavano solo a cercare di potersi spartire il potere e tutelare i propri interessi ed erano inconcludenti, che ci può anche stare che tu pensi ai tuoi interessi, però erano inconcludenti e non riuscivano a fare nulla, a fare nulla, ha deciso allora a quel punto di poter sciogliere quel Parlamento, ed è quella classe dirigente che oggi tiene sotto scacco. Per me oggi la nostra amata patria, il nostro amato regno, secondo me, Francesco, non è sottomesso al nord, è il nord che ci soffre, e questa classe dirigente figlia di quei randottini a cui interessa soltanto quella piccola borghesia, che interessa solo i piccoli poteri personali, che nasceva tra la borghesia latifondista nascente e il notabilato, che adesso vediamo come funzionari di Stato che non hanno più le terre perché non interessa, che non porta più ricchezza, però hanno il loro potere nei piccoli baronetti politici locali, certo. E certi personaggi, certi cognomi, io li rivedo come funzionari pubblici nei ministeri, nella magistratura, nella polizia, sono tutti figli, tutti figli di quella generazione che è parassitaria, a cui non interessava nulla il Regno d'Italia, non interessava nulla il Regno di Sicilia, ha usato il Regno d'Italia per poter prendere il potere assoluto, e ancora oggi basta che hanno il loro piccolo potere, che è un potere molto da piccolo borghese, loro questa terra la fanno rimanere in queste condizioni, perché sanno che la loro esistenza è legata allo stato in cui noi ci troviamo. Questo è il mio pensiero, Francesco, non so cosa ne pensi tu. Concordo, sì. Purtroppo è la realtà questa. E che credo che ci vorrebbe solo un altro Ferrante per poterli mettere a posto, però almeno i baroni ai tempi di Ferrante combattevano e ci hanno rimesso la vita, questi invece sono ben seduti alle seggiole e non mettono nemmeno un minimo della propria energia per tutelare i loro interessi. Assolutamente. Senti, un'altra cosa di Ferdinando, le sue opere pubbliche, ormai sappiamo benissimo, parliamo spesso, abbiamo fatto pure un programma sul Ponte Real Ferdinando, però qui vedi, c'è qualcosa che ti ricorda, questo è l'inizio della Civita Farnese che parte da Itri e che doveva, che arrivava, doveva arrivare fino a Avezzano, poi il regno arrivò fino a Sora, che lui fece in 6 mesi. Tu sai bene che chi ha studiato benissimo questa strada e chi ce l'ha fatta conoscere nei minimi particolari è il caro amico Ferdinando Corradini, che salutiamo. Sì, certo. Ma questa è una foto che ho presa proprio all'inizio della strada di Itri, e ci sono due epigrafi che ricordano questa meravigliosa strada che fu fatta in 6 mesi, in pochissimo tempo, o mi sbaglio? Sì, è proprio così. Cioè nel regno c'erano tante, tante cose da fare e si cominciò. La cosa triste è che tutto quello che si iniziò si interruppe con la fine del regno. Questo non è che poi furono portate. Un altro esempio, le ferrovie. Ci sono ancora i piani della ferrovia Pescara-Napoli. Ebbene, ancora oggi per andare da Pescara a Napoli si va via Roma. Cioè non è stata mai realizzata all'interno del regno, del territorio che costituiva il regno delle due Sicilie, una ferrovia totalmente meridionale, totalmente napoletana, no, si passa da Roma e questa la dice lunga, e la dice lunga. Con la morte del regno il sud è stato abbandonato perché serviva il drenaggio degli uomini, delle persone, delle donne,
portati fuori, perché non dovevano più avere la memoria di quello che era stato il sud, la grandezza di questa terra. E sono tante le cose, è come un puzzle, mettendo assieme tutti i vari pezzettini viene fuori, vengono fuori le due Italie, il regno prima della morte di Ferdinando II, perché il figlio durò un anno e fu un anno in cui lo spogliarono come un galletto, i cosiddetti costituzionalisti, i consiglieri venuti dalla Francia, venuti dal Piemonte, venuti dall'Inghilterra, povero Francesco II. Sì, poi quella strada che noi conosciamo bene, la Bezza, l'ho percorsa pure oggi per lavoro, come ci dice il buon Ferdinando, che poi tra l'altro arrivato a Pico c'è il famoso Miglione, dove praticamente lì o vai a sinistra o vai a destra stai la stessa miglia che per raggiungere Napoli, e ci diceva Ferdinando Corradini che praticamente quella strada infatti è piena di curve, perché non era a caso così, perché siccome a quei tempi giustamente erano i cavalli o i buoi a tirare i carri, cioè, delle merci, per portarle ai porti, porto di Gaeta, non doveva mai superare il 6% per non affaticare, era stato calcolato che superando il 6% le bestie si affaticavano e avevano, sì, e rendevano, sì, sì, meno, cioè era tutto fatto in maniera scientifica e veloce. Al servizio della dignità dell'uomo, dell'animale, cioè si teneva conto di tutto, non del risultato, a tutti i costi il risultato, no, c'era di mezzo la vita umana, era un altro tipo, sì, di società. Sì, perché poi lui diceva che le sue merci dovevano velocemente raggiungere i porti di Napoli e Gaeta, infatti all'altezza di Arcedo, dove c'è il cimitero, quella strada si divide, una che va verso San Germano a Cassino, verso quindi la via Latina che si chiamava poi via Napolitana, e l'altra che era la Civita che arrivava verso me diventava la Civita Farnese. Comunque è stato veramente un grande, qua bisognerebbe fare delle puntate e programmare degli argomenti specifici per Ferdinando II. Noi è un invito a riflettere sull'argomento, è un invito a riflettere, sì. Sì, noi possiamo fare tutto. Senti, sempre per tornare al tuo libro, ti ripeto, è avvincente, cioè poi vabbè, il tuo stile è scritto in maniera molto semplice, poi ricco di note, sì, note come hai detto tu prima, veramente documentato. Però chiudiamo, ho visto, sì, che hai messo questa, la citazione di padre Ludovico da Casoria. Certo, era un grande protetto di Ferdinando II. Perché Ferdinando II aveva capito che attraverso la religione si faceva del bene alle anime, soprattutto alle anime dei più disgraziati, dei più colpiti dalla cattiva sorte. E Ferdinando II incoraggiava, e anche dal suo patrimonio privato elargiva, dava dei finanziamenti a padre Ludovico da Casoria, che è stato beatificato in questi ultimi decenni, mi pare proprio da Giovanni Paolo II, e fu un grande santo che aveva alle spalle la dinastia, che aveva alle spalle Ferdinando II. E niente, allora, prima di lasciarci, questo è il testo, edito Diario dell'ultimo viaggio di Ferdinando II, re del regno delle due Sicilie nelle Puglie. Poterne parlare di più non è semplice, perché poi questo è un vero e proprio diario, va solo letto, sì, giorno per giorno, con attenzione, perché veramente hai fatto un piccolo grande capolavoro. Ti ringrazio. E al costo di 18 euro, per quasi 200 pagine, quindi anche un costo, diciamo, popolare, sì, accessibile, esatto, a tutti, ma ne vale la pena, perché veramente è stato molto, molto, l'ho molto apprezzato. E quindi ti ho chiamato subito quando l'ho letto, Francesco, vogliamo, sì, fare una trasmissione su questo, e subito io invito gli amici a comprarlo e a regalarlo, perché bisogna far conoscere fin nell'intimo questo re, questo grande sovrano, questo padre del regno, padre dei napoletani, padre del meridione. Posso fare una provocazione? Sì, certo. Forse è stato un personaggio, un re così grande, che l'Italia non lo meriterebbe, non lo ha meritato. Siamo, quindi lui è morto con il regno, che forse il nostro Signore aveva deciso che il regno doveva sparire. Capovolgendo il tuo discorso, possiamo anche dire che solo Napoli poteva produrre un re così grande. Napoli è unica al mondo,
Napoli è inattaccabile, Napoli è inaffondabile e Napoli ha prodotto questo grande re, Ferdinando II. Non è giusto. Sì, non dimentichiamo che molti a Napoli l'ignoranza dei giacobini è terribile, ogni ignoranza. Diceva no, ma la testa di Borbone non era. Tutti nati a Napoli, tranne Carlo, erano tutti nati a Napoli, vabbè, a Palermo Ferdinando II perché era in esilio, però diciamo erano nati nel regno, quindi più napoletani di loro non c'era. Ma esatto. Comunque tutto finisce e anche il potere dei giacobini finirà perché... Certamente, certamente. Si partendo per l'esilio disse il tempo delle iniquità non è eterno e noi siamo pazienti. È inutile girarci attorno, anche perché poi fra 100 anni noi non ci saremo più. Certo. Però oggi, rimarranno queste memorie. No, ma non queste memorie, mi rimane di più. Tu oggi vai a Napoli, i turisti vanno a vedere Napoli, riempiono Napoli e inguendo le casse dei pubbliche dei giacobini, ma che perché vanno a guardare non soltanto la grandissima opera del passato, ma soprattutto dell'ascito dei Borboni. Certo, e esatto. Di Ferdinando II. E esatto. Quindi fra poco, già oggi, non fra 100 anni, i napoletani vengono, i turisti vengono a Napoli per vedere le opere del regno, non certamente, sì. Non certamente il centro direzionale che è un'obbrobria. Forse l'unica cosa che possiamo dire che ha fatto di decenni i giacobini napoletani sono le metropolitane, le stazioni metropolitane che effettivamente sono molto belle. Ma basta vedere che cosa hanno combinato dalla piazza Largo di Castello, che gli italiani chiamano piazza Municipio, è una cosa vomitevole. Certo. E quindi alla fine per loro liberarsi dei Borboni e soprattutto liberarsi dei napoletani e dei 32 re, e ci metto più uno che 33 che è Maradona, non sarà semplice. Fra poco i giacobini si scioglieranno come neve al sole e non lasceranno nessuna eredità. Come Gerardo Marotta, che con Fernando Di Neri ci ha regalato un editoriale, e riflettavamo che Gerardo Marotta è morto, ma se ci fai caso non ha lasciato eredità, non ha lasciato nulla, niente. Sparito nel nulla. E quindi, è il destino del giacobinismo, è il destino. Sì. Sono grandi sciampisti. Francesco, sì. io ti saluto, scusami le chiacchiere, ma parlare con te di queste cose mi esalta, mi fa piacere, mi piace perché sei veramente un servitore della patria napoletana. Assolutamente, ti ringrazio e saluto tutti gli amici e le amiche che avranno avuto la compiacenza di starci a sentire. Grazie, grazie di cuore. Nello stato dei Borboni è l'Italia costruita con promesse e delusioni, distruzione del ricordo dell'amata vecchia terra, una falsa storia che la lingua piemontese narra. Una terra trasformata, resa misera colonia, la metafora del male come fosse Babilonia. Una terra dove regna incessante l'agonia, instaurata fin da subito dalla massoneria. Quante stragi all'origine di questo bel paese, falsi storici, calunnie di ogni tipo e altre offese. Ogni libro di ogni scuola dice ciò che non è vero, l'invasore è un eroe e l'eroe è un guerrigliero. Capitale all'avanguardia, capitale culturale, ora Napoli è sinonimo di male nazionale. Fu città che visse d'arte, di teatri, di poesia, di accademie, scuole, stampe, navi, treni, astronomia. Se tornasse Ferdinando e vedesse questo scempio, forse si domanderebbe quanto male faccia il tempo, quando cambia all'improvviso con la forza delle armi, quando pur con un sorriso mette fine ai tuoi giorni.
giorni. Se tornasse Ferdinando e da solo si accorgesse che la sua reputazione fu stravolta da promesse, chissà come reagirebbe dopo tutto ciò che fece per il regno dei primati che oggi non conosce pace. Poca gente al giorno d'oggi sa qual è la sua bandiera, poca gente sa chi fu quell'uomo che visse a Caprera, che i soldati scesi qui non furono soltanto 1000, che distrussero città portando morte alle famiglie. Chi commise quegli orrori scrisse poi la nostra storia, che oggi insegna che fu guerra giusta e rivoluzionaria, descrivendo gli invasori, liberi liberatori, nascondendo che in realtà si depredarono tesori. Venne definito un popolo, un insieme di cafoni, oppressori e stranieri diventarono i Borboni, definiti niente meno che di Dio la negazione, per giustificare meglio la vigliacca usurpazione. Si è saputo che Ricciotti, figlio di Don Garibaldi, fu così indignato che si unì alle armi dei briganti, e persino lui si rese conto dello sfruttamento, di ingiustizie, eccidi, stupri e campi di concentramento. Se tornasse Ferdinando e vedesse questo scempio, forse si domanderebbe quanto male faccia il tempo, quando cambia all'improvviso con la forza delle armi, quando pur con un sorriso mette fine ai tuoi giorni. Se tornasse Ferdinando e da solo si accorgesse che la sua reputazione fu stravolta da promesse, chissà come reagirebbe dopo tutto ciò che fece per il regno dei primati che oggi non conosce pace. Se Ferdinando e da solo si accorgesse che la sua reputazione fu stravolta da promesse, chissà come reagirebbe dopo tutto ciò che fece per il regno dei primati che oggi non conosce pace.